Ciao a tutti, oggi è venerdì 11 maggio 2018, mi trovo qui nel parco Lella Lombardi. Allora, innanzitutto vedete, qui c'è un cancello lucchettato che divide dai campetti della piscina comunale. E in questo punto qui e in altri punti vedete che la rete è rotta, ovvero c'è il transito. Vedete la rete rotta? Allora, poi dopo c'è un'altra cosa. Ieri sono passato, ho fatto delle foto e avevo visto uno che buttava erba e sfalci in questo punto qua, vedete? Questa qui c'è l'erba, ci sono degli sfalci. Poi dopo sono andato a vedere e questa persona tagliava la siepe esterna sulla strada di Lungotannero San Martino, dove c'è il palazzetto dello sport. Attenzione, la strada esterna, non la roba interna, e buttava qua. Allora, il palazzetto dello sport dovrebbe essere proprietà del comune, ok? Allora, perché deve buttare la roba qui accatastata, che poi dopo marcisce, puzza, fa disordine e tutto quanto. Non poteva mettere dentro i sacchi e poi dopo fare passare a Mangambiente a ritirare. Adesso qui per pulire bisogna fare venire almeno un ragno che ti raccoglie la roba e poi dopo del personale che pulisca. Ecco, questo è il comune. Come si lavora in comune? Così che si lavora, per creare del lavoro, per dare del lavoro, pagare le cose due volte, ovvero pagare il taglio delle siepi, il taglio dell'erba, robe varie, poi dopo buttare la roba qui, mettere dell'altra gente, pagarla perché venga a pulire. Allora, un lavoro viene pagato 3 o 4 volte e intanto è il cittadino che paga. Vogliamocelo mettere in testa. Cerchiamo di usare il cervello, voi che siete in quel palazzo rosso. Usatelo il cervello. Non lo so, va bene. Io da Parco Lella Lombardi, vi saluto, anzi, voglio farvi vedere ancora un'altra cosa. Vedete qua? Questo qui è una rastrelliera per biciclette. Sono anni che è in queste condizioni. Potrebbe essere ancora riparabile. Allora, visto che qui non serve, mettiamola in un altro posto in città, che magari serve. Vedete? Fino a che è recuperabile. Questa qui è stata pagata dai cittadini, non è stato pagato dal sindaco o dagli assessori, pagato dai cittadini. Vogliamocelo mettere in testa che la roba pagata dai cittadini deve essere conservata, deve essere tenuta bene. Non ci vuole tanto a capire che non c'è solo il compleanno della città, ci sono anche cose che sono molto più importanti. Va bene? Io da Parco Lella Lombardi,
se si può ancora chiamare Parco Lella Lombardi, vedete qua, vedete Parco Lella Lombardi, e con la telecamera amica, che tra parentesi è spenta perché ha i cavi rotti, come molte telecamere in città sono solo da figura, perché o sono rotte o sono scollegate. Comunque grazie Alessandria per il tuo compleanno. Ciao a tutti.